Ecco, è arrivato il cero di Sant'Ubaldo con i bambini sopra come di consueto. Il cero accompagnato da tutti i suoi ceraioli, ovviamente è presente anche il capo 10 Fabrizio Martini, che in questi giorni di attesa si è sempre dimostrato molto emozionato per questo 15 maggio e ai microfoni di Cronache Gubina ha anche affermato che vivrà questa giornata con grande semplicità e grande passione come ha sempre fatto. Ora, come potete vedere, sta arrivando anche la barella di Sant'Ubaldo, sempre con i ceraioli, i piccoli ceraioli sopra. La piazza piano piano si sta riempiendo, fortunatamente anche il tempo sta tenendo e quindi si prospetta una bella giornata di festa ed entusiasmo per questo arrivo dei ceri in città. Ora attendiamo anche San Giorgio del capo 10 Giorgio Angeloni e Sant'Antonio del capo 10 Giovanni Vantaggi. I ceri questa mattina sono partiti dalla Basilica di Sant'Ubaldo dopo la tradizionale funzione religiosa celebrata dal cappellano Don Mirko Orsini, che nell'omelia ha voluto concentrarci principalmente sull'amore, sul concetto di vivere la festa nel pieno significato dell'amore, che deve essere quotidiano ma anche pieno e totale, senza alcuna distinzione, senza alcuna differenza. Ora piano piano la piazza si sta riempiendo, vediamo che sta arrivando il corteo con gli altri ceraioli e la mattinata è accompagnata dalla sonata del campanone, della celebre sonata del campanone. Come potete vedere, sta arrivando la banda che precede il cero di San Giorgio. Piano piano stanno arrivando tutti, come potete vedere la piazza grande è veramente veramente gremita, con tanto entusiasmo, tante famiglie con tanti bambini in attesa dell'arrivo dei ceri. Ecco il corteo dei ceraioli che sta arrivando qui in Piazza Grande e sarà, speriamo che sia un 15 maggio come al solito, pieno di entusiasmo e di grande festa. I ceraioli e soprattutto i capo 10 a Cronache Gubina durante le interviste sono dimostrati molto emozionati e non vedono veramente l'ora che arrivi questa giornata, che questo 15 maggio, che per i sant'antoniari sarà anche particolare, visto che proprio ieri hanno concluso le celebrazioni del 50° anniversario della famiglia dei Sant'Antoniari. Ecco ancora il campanone che sta suonando e sta, diciamo, dando il benvenuto ai ceri in città. I piccoli ceraioli di Sant'Ubaldo stanno aspettando l'arrivo degli altri ceri. La piazza è sempre più gremita, con tanti ceraioli vicino al cero di Sant'Ubaldo, ma ora arriveranno anche il cero di San Giorgio e di Sant'Antonio. Anche la scalea è veramente gremita e poi tutte le persone faranno spazio per far entrare i ceri nella sala dell'Arengo, dove rimarranno fino al 15 maggio. Ecco, stanno arrivando piano piano anche i ceraioli sangiorgiari. Ora attendiamo di scorgere i piccoli sangiorgiari sopra il cero, che come al solito hanno attraversato prima gli stradoni del Monte Engino e poi le vie del centro storico, animando tutta la città. Come potete vedere anche stanno arrivando, ecco, i ceraioli di San Giorgio accompagnati dall'applauso della piazza. Ecco i piccoli bambini che arrivano e ora si posizioneranno dietro al cero di Sant'Ubaldo. C'è grande entusiasmo nei ceraioli, infatti si possono sentire i canti tradizionali dei ceri e c'è tanta festa e tanta gioia quest'oggi qui in Piazza Grande. Come potete vedere,
ci sono persone anche che stanno seguendo la festa dai meli del palazzo e avranno sicuramente una visuale magnifica ed emozionante. Ora i ceraioli di San Giorgio hanno posizionato il cero e arriverà la barella. Sta arrivando la barella con i piccolissimi ceraioli, i ceraioli sopra. E ora attendiamo l'arrivo di Sant'Antonio del Capodieci Giovanni Vantaggi. Come abbiamo detto, la famiglia dei Sant'Antoniari ha festeggiato i 50 anni. Ieri si è svolto l'ultimo evento delle celebrazioni in taverna, con lo spettacolo all'esterno degli sbandieratori di Gubbio e poi la presentazione sia della pubblicazione intitolata 50 anni, sia dell'opera che l'artista Oscar Piattella ha donato alla famiglia dei Sant'Antoniari per questa ricorrenza. Ieri abbiamo anche intervistato noi di Cronache Gubina il Capodieci Giovanni Vantaggi, che era molto emozionato sia per essere il Capodieci di Sant'Antonio in questo speciale 2018, ma anche per questa giornata della discesa dei ceri, che ha detto che avrebbe vissuto con grande emozione e che era la prima vera giornata in cui sentiva il fatto che il 15 maggio si sta avvicinando. Ecco la folla che continua ad arrivare numerosa, ormai la piazza è quasi gremita, è quasi tutta piena per questo arrivo dei ceri durante la prima domenica di maggio, diciamo che è il primo passo verso la festa del 15. Come potete vedere, stanno arrivando anche i ceraioli Sant'Antoniari. A breve scorgeremo i bambini che si trovano sopra il cero di Sant'Antonio, e poi inizierà diciamo la celebrazione. E ecco, stanno arrivando i ceraioli di Sant'Antonio con il proprio cero. Come potete vedere, il Capodieci Giovanni Vantaggi viene festeggiato da tutti i ceraioli, viene portato a spalla e sta salutando e applaudendo tutti i propri ceraioli con grande emozione. Quindi è arrivato questo momento anche per lui, che sentiva e voleva vivere con l'entusiasmo e la grande emozione. Quindi i piccoli ceraioli di Sant'Antonio con il cero si stanno posizionando dietro San Giorgio. Dietro scorgiamo anche in lontananza, all'ingresso della piazza, la barella del cero di Sant'Antonio. Come potete vedere, ancora Giovanni Vantaggi che viene festeggiato, e adesso si attende solo l'inizio di questa celebrazione. Ora vediamo i tre ceri che si sono posizionati. Ecco il classico suono che precede la girata dei ceri con i bambini. Come potete vedere, in primo piano c'è il Capodieci di Sant'Ubaldo Fabrizio Martini che porta il suo cero, così come gli altri due Capodieci, Giorgio Angeloni e Giovanni Vantaggi. Ecco l'applauso della folla che saluta l'arrivo dei ceri qui in Piazza Grande. Stanno facendo la tradizionale girata con i piccoli bambini sopra il cero, che portano con loro anche fiori. Ora i bambini scenderanno e i ceri, solitamente come succede tutti gli anni, faranno le girate prima di entrare attraverso la scalea all'interno di Palazzo dei Consoli, nella sala dell'Arengo. Ora attendiamo che partano i ceri. C'è grande concitazione, grande entusiasmo, grande emozione. Vediamo anche in fondo alla piazza le barelle dei tre ceri, che sono pronte anche loro. Ed ecco le tre girate
come potete vedere già da oggi c'è grande entusiasmo, grande concitazione e grande emozione soprattutto. Ecco le tre girate dei ceri di Sant'Ubaldo, San Giorgio e Sant'Antonio con la banda che accompagna queste girate. Ecco i ceri nell'ultima girata e poi entreranno dentro la sala dell'Arengo con il portone di Palazzo dei Consoli che si è già aperto. Ecco l'entusiasmo e la grinta dei ceraioli Ugubini. Ora i ceri stanno per entrare, come potete vedere ecco che la scalea si è aperta in due e ora vediamo i ceri che entreranno all'interno della sala dell'Arengo. C'è tanto entusiasmo, applausi, tanta festa con le canzoni dei ceri, sempre grande allegria per questa ricorrenza molto importante per la città di Gubbio. Ecco anche il cielo di San Giorgio che sta entrando dentro Palazzo dei Consoli, ora sarà la volta di Sant'Antonio e così potremmo dire che i ceri sono finalmente arrivati in città. Ecco Sant'Antonio che sta entrando, c'è tanta gente, tanta emozione, tanto entusiasmo e poi vediamo anche ecco Sant'Antonio che sta entrando. Ecco le barelle, la barella di Sant'Ubaldo che è portata dal capodieci dei ceri mezzani e c'è tante emozioni anche per le barelle. Anche la barella di Sant'Antonio viene portata dal capodieci dei ceri mezzani, c'è tanta concitazione, tanta grinta, come potete vedere i giovani che portano le barelle fanno le consuete tre girate. Ecco anche San Giorgio è portata dal capodieci dei ceri mezzani, Giorgio Panfili, e ecco che entrano anche loro all'interno di Palazzo dei Consoli. Ora anche loro entreranno nell'Arengo, come potete vedere tanti ceraioli sono già dentro l'Arengo a festeggiare l'arrivo dei ceri. Ed ecco la barella di Sant'Ubaldo che sta entrando e dopo sarà la volta della barella di San Giorgio e di Sant'Antonio. Si respira veramente un clima di grande entusiasmo e grande voglia di vivere questa festa del 15 maggio. Tante persone, tante famiglie, tanti bambini che sono venuti qui in Piazza Grande, un'atmosfera veramente festante con le canzoni ceraiole suonate dalla banda ma anche i tamburini che hanno portato tanta allegria, senza dimenticare l'emozionante suono del campanone. Sono entrati tutti, sia i ceri che le barelle, all'interno della sala dell'Arengo ed ora vi salutiamo con un'ultima inquadratura verso il campanone che sarà uno dei protagonisti della festa dei ceri. Da Piazza Grande è tutto, arrivederci a tutti e buona giornata.